Ecco, una Costituzione è il frutto delle ideologie, dei valori, degli interessi presenti in un determinato contesto storico e geografico e dei rapporti di forza esistenti tra questi vari interessi, ovviamente. Ecco, quindi è un prodotto umano, non sono le tavole della legge scolpite per mano divina che in grado che devono durare per darti all'eternità. Ecco, essendo un prodotto umano e sociale, ovviamente politico, possono essere cambiate le costituzioni. Il problema è come cambiarle. Per esempio, alcune cose, quando ci saranno le condizioni politiche per farlo, dovranno proprio essere cambiate, perché a mio parere ci sono nella nostra Costituzione, pur avanzatissima, pur bellissima, due obbrobri storici, giuridici e politici. Uno è quello dell'articolo 7, che inserisce nella Costituzione il concordato con la Santa Sede. Ecco, questa è una cosa nota a tutti e tutte, però siccome tra pochi giorni è il 20 settembre, l'anniversario della breccia di Porta Pia, ecco, che come sappiamo tutti quanti ha posto fine allo Stato Pontificio e ha fatto sì di poter riunire Roma al resto dell'Italia facendola diventare capitale, ecco, però non tutti e tutte sanno una cosa importante come il fatto che il concordato tra lo Stato italiano e la Santa Sede non fu solo un fatto italiano. Il Vaticano fece concordati analoghi anche con tutti i dittatori che c'erano prima e durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi fece concordati con Hitler, con l'austriaco Dollfuss, con l'ungherese Orbi, con il spagnolo Franco, con il portoghese Salazar. Ecco, però di questi concordati l'unico che è rimasto tuttora in vigore è quello tra il Vaticano e lo Stato italiano. Ecco, questo concordato ebbe poi la cosa deleteria di costituire un vero e proprio Stato. Dopo la breccia di Porta Pia, un po' di anni dopo, siccome il problema della questione romana era dibattuto e abbastanza sentito, almeno nel ceto politico, era stata emanata la legge sul Guarentigie che riconosceva al Papa, in quanto però soggetto privato, la proprietà di alcuni palazzi, quindi il Papa non se la passava male e poteva essere una buona soluzione. Ci è voluto proprio Mussolini per costituire lo Stato della Città del Vaticano. Ecco, poi una cosa su cui vale la pena di richiamare l'attenzione, anche questo che forse non tutti e tutte sanno, che magari qualcuno ha anche dimenticato, quello che scrisse Gramsci nel Guadagno in carcere a proposito di questo fatto. Gramsci disse molto lucidamente, molto chiaramente, che il concordato non è un trattato internazionale paritario tra due soggetti statali di pari valore, è un'interferenza di sovranità di uno Stato estero, lo Stato della Città del Vaticano, nei confronti dello Stato italiano, in quanto su alcune materie ha una giurisdizione sui cittadini e sulle cittadine italiane. Ecco, questo penso che sia sufficiente a dirci che prima o poi, quando ci saranno le condizioni politiche e i rapporti di forza, dovremo toglierci di dosso questa cosa che ha grosse ripercussioni sulla vita, lo sappiamo in tutta la legislazione sui diritti civili, le ultime anche vicende, eccetera. Ecco, l'altro obbrobrio che c'è nella nostra Costituzione è quello dell'articolo 29, in cui dice la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. E anche questa è una cosa tremenda, perché di naturale c'è il fatto che tutti gli esseri umani nascono per forza di cose dall'unione degli ovuli femminili e degli spermatozoi maschili, ma la famiglia in quanto istituzione sociale, in quanto complesso di persone conviventi, dico, è molto varia nel tempo e nello spazio, basta avere un'infarinatura di antropologia e di storia per sapere che tutta la famiglia può essere tranne che essere un fatto naturale. Ecco, allora dicevamo, una Costituzione può essere cambiata, il problema è come viene cambiata. Adesso la legge Renzi
questi boschi la vuole cambiare in una maniera che a noi proprio non sta bene. L'abbiamo chiamata demolizione della Costituzione, e il Comitato di Democrazia Costituzionale ha coniato una parola che a me piace molto, la chiamo deforma, per dire proprio deformazione della Costituzione. Altri lo chiamano scippo, furto della Costituzione, chiamiamola come vogliamo. Comunque questi termini dicono che è sconvolgimento, sì, ecco, però la realtà è veramente una cosa estremamente grave. Ecco, allora, la nostra Costituzione avrebbe bisogno, oltre che di respingere questi cambiamenti tremendi, e poi i nostri ospiti, i nostri relatori entreranno nel merito dei vari aspetti di questa deforma, demolizione, sconvolgimento, che si voglia, ecco, andrebbe attuata, perché io desidero richiamare la vostra attenzione su un aspetto. Le Costituzioni in generale enunciano principi, anche la nostra Costituzione enuncia un sacco di principi molto importanti e molto belli, però fa un salto di qualità, perché per esempio l'articolo 3, dopo aver detto tutti i cittadini hanno pari dignità sociale sulla quale davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, dice: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Cioè ci si pone il problema non solo di enunciare dei principi, ma anche di dire che è compito della Repubblica fare in modo che questi principi vengano attuati. E questo è veramente un salto di qualità, alcuni dicono anche un'anticipazione di socialismo, comunque è un fatto estremamente importante che noi dobbiamo cercare di far attuare. Qualcosa di analogo è scritto anche nel secondo comma dell'articolo 51, che è stato aggiunto per una, a seguito di un'iniziativa, di una lotta parlamentare trasversale tra le deputate, le parlamentari dei vari partiti, all'articolo 51. Ecco, l'articolo 51 diceva, e dice tuttora al primo comma: tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza. Ecco, il comma aggiunto dice anche qui, in base allo stesso principio che dicevo prima: a tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. Anche qui il salto di qualità, compito della Repubblica e della Costituzione non è solo enunciare principi, ma attuare provvedimenti perché questi principi vengano realizzati. Ecco, prima di dare la parola ai nostri ospiti, due parole anche sull'Italicum. La connessione è assolutamente evidente tra la legge di deforma, di stravolgimento costituzionale e l'Italicum. La legge Renzi-Boschi sostanzialmente dimezza il Parlamento. L'Italicum prefigurerebbe in sostanza una dittatura di un solo partito. Non so, forse dittatura è una parola un po' forte, ma non più di tanto. Teniamo conto che il partito che dovesse vincere il ballottaggio anche con un 20-25% di voti avrebbe il 54% dei seggi in Parlamento, quindi il Parlamento sarebbe nelle sue mani, con tutto ciò che ne consegue in termini di nomine pubbliche, in tutti gli altri organismi pubblici di gestione, di governo e quant'altro. Ecco, però siccome la realtà italiana attuale è quella che votano poco più del 50% delle persone aventi diritto, allora se passasse l'Italicum così come è, il Parlamento sarebbe nelle mani di un partito votato sostanzialmente dal 10-15% delle persone aventi diritto al voto. Quindi, non so, io mi permetto di chiamarla dittatura di un partito con tutto quello che ne consegue. Adesso qui con noi stasera ci sono, darei la parola ai nostri ospiti in ordine alfabetico come sono previsti. Prima Roberto Cenati, che è presidente provinciale dell'ANPI di Milano. Io vi ringrazio per l'invito e
L'ANPI nazionale, l'ANPI provinciale di Milano hanno preso posizione nettamente contro questa revisione costituzionale. È una posizione che noi abbiamo anche tenuto nel 2006, nel referendum del 2006, contro la revisione costituzionale, la controriforma del centrodestra. Ora è cambiato il quadro politico, ma a me pare che questo tipo di revisione costituzionale che si intreccia con l'Italicum non sia molto differente da quel tipo di revisione costituzionale che aveva visto un fronte compatto delle forze di centro-sinistra. L'ANPI è stato accusato di svolgere un ruolo politico. Beh, io devo dire, hanno ragione quelli che dicono che noi dobbiamo svolgere un ruolo politico, perché non abbiamo un ruolo partitico, ma un ruolo politico sì. Se l'ANPI dai suoi congressi è stato definito come coscienza critica del paese, ma il ruolo politico lo abbiamo anche perché la Costituzione è l'eredità maggiore che noi abbiamo ricevuto dalla resistenza antifascista, fatta da uomini e da donne che si sono conquistate il diritto di voto di cui erano prive, partecipando alla guerra di liberazione. Ecco perché noi vogliamo difendere questa Costituzione, Costituzione che è profondamente antifascista in ogni suo articolo, sia perché nega tutta la sua impalcatura e nei suoi articoli nega le aberrazioni del fascismo. Ricordiamo per tutti il fatto che nella Costituzione è stata abolita, no, con l'avvento della Repubblica, la pena di morte. L'articolo 11 della Costituzione dice che l'Italia ripudia la guerra come strumento per regolare le controversie internazionali, ma è erede, è una continuità della resistenza, proprio perché, come diceva Calamandrei, la Costituzione è presbite, guarda lontano, e nei suoi principi fondamentali come il diritto al lavoro, la parità uomo-donna, la ricerca scientifica, prospetta un tipo di società e di mondo migliore. Perché la resistenza non è stata soltanto una lotta contro il nazifascismo per la libertà, ma per costruire una società e un mondo migliore che sono ancora di là, da venire. Beh, questa, il progetto di revisione costituzionale viene comunque da lontano. A cominciare dagli anni Ottanta è iniziata in Europa la progressiva conquista da parte del neoliberismo di un'egemonia culturale che dura tuttora. È stata una vera e propria rivoluzione, ma una rivoluzione di tipo conservatore. È stato ribaltato l'andamento del mondo precedente, sono stati gettate le basi per un'iniqua distribuzione del reddito, per la critica globale allo Stato sociale, che è stata una delle conquiste maggiori del Novecento, un vero e proprio ribaltamento di giustizia sociale. Beh, figlia di questa rivoluzione conservatrice è stato poi il progetto maturato qualche anno fa dalla banca d'affari Morgan, la quale dice che i mali dell'Europa stanno nelle costituzioni troppo democratiche, troppo antifasciste, nelle legislazioni che proteggono troppo i diritti dei lavoratori, nella divisione dei poteri e nell'equilibrio tra i poteri esecutivo, legislativo e giudiziario, prevedendo un rafforzamento dell'esecutivo a danno degli altri due. Beh, in una, quindi c'è una concezione di società nella quale la società che nella quale è previsto, si prevede un rafforzamento dell'esecutivo, una società che toglie spazi a quella democrazia che è stata conquistata attraverso la resistenza italiana europea e che è stata poi difesa nel nostro paese negli anni della strategia della tensione e del terrorismo. Ben contro questa concezione, molti anni fa, per esempio, il cancelliere tedesco Willy Brandt nel 1969 affermava che nei momenti di crisi della società europea occorre invece allargare gli spazi di democrazia,
incentivare le discussioni in Parlamento, rivalutare il ruolo dei corpi intermedi, sindacati e varie associazioni, che dall'attuale governo vengono visti come fumo negli occhi. Qualsiasi tipo di dissenso viene visto come un pericolo per chi è al potere, è alle leve di comando. E a me pare che questo messaggio della Morgan sia stato recepito anche prima che da Renzi, dallo stesso Letta, che aveva anche lui il progetto di revisione costituzionale, voleva toccare l'articolo 138. Belletta in un suo intervento del 29 maggio del 2013 sosteneva: e oggi dobbiamo dirci che abbiamo di fronte una grande opportunità, l'opportunità di iniziare un percorso che ci porti a cambiare la nostra Costituzione nelle parti che l'hanno resa non adeguata allo spirito dei tempi e alla necessità di efficacia e rapidità nelle decisioni che il nostro sistema richiede. Se abbiamo istituzioni che non riescono a decidere, il risultato, ecco qui la chiave, è l'abbassamento del tasso di competitività del nostro sistema. Quindi si prevede una revisione della Costituzione, la chiamo revisione non riforma perché la riforma ha una valenza positiva, proprio perché la Costituzione deve essere allineata a rispondere alla competitività del sistema economico. Cioè, quindi è l'economia, è la finanza, sono le borse che guidano la politica, non è più la politica che guida l'economia. C'è questa subordinazione della politica a quello che è il disegno della finanza internazionale, della finanza europea. Credo che questo sia alla base del progetto di revisione costituzionale sul quale saremo chiamati ad esprimerci con il nostro voto. Certo, noi siamo di fronte ad una situazione particolarmente impegnativa, nella quale dobbiamo fare fronte agli slogan semplicistici che il governo ci propina. Anzitutto lo slogan, uno degli elementi che viene gettato nella campagna referendaria è il discorso della stabilità, cioè questa revisione costituzionale si dice che con la revisione costituzionale si avranno governi più stabili. E c'è anche lo stesso Letta aveva fatto un elogio della stabilità, ma noi, io credo che i governi noi lo dobbiamo valutare non in base alla loro durata ma in base alla politica che si fa. Anzi, la stabilità può essere un fattore negativo. Se io penso, l'ho detto oggi, al governo Tambroni, pensate se fosse durato 5 anni con una revisione costituzionale di questo tipo, che guai avrebbe portato al nostro paese. La stabilità non è un valore, quindi questa è una prima cosa da smontare. Poi in una situazione così complessa che sta attraversando il nostro continente, sta attraversando l'Italia, il tentativo del governo è quello di semplificare le cose. Ci vuole più rapidità, più rapidità, più efficacia, mentre invece i tempi della democrazia non sono così rapidi e così semplicistici. Occorre invece un'analisi, la democrazia ha dei tempi molto più lenti, perché è così che deve essere. C'è bisogno anche di un'analisi non superficiale della realtà che ci sta di fronte. L'altro slogan che viene portato avanti è quello del cambiamento per il cambiamento. Il governo dice che questa è l'ultima occasione per cambiare, ma perché gli italiani è da 30 anni che si aspettano questo cambiamento della Costituzione. A me non pare che ci sia questa attesa. Piuttosto gli italiani stanno aspettando da decenni che la Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza venga applicata. È questo che non avviene, a cominciare dall'articolo 1 che dice l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Noi abbiamo un tasso ormai
disoccupazione giovanile che supera il 40%, e chi perde lavoro a 50 anni non lo ritrova, non riesce a più a ricollocarsi sul mercato del lavoro. Credo che questi siano i problemi che la gente ha di fronte, non quello della revisione della Costituzione. A me pare che poi le debolezze della politica, dei governi che si sono succeduti, si tendono a far ricadere sulla Costituzione, cioè le colpe della incapacità di governare si fanno ricadere sui presunti difetti della nostra carta costituzionale. Io credo che poi ci sono altre cose sulle quali credo, penso Bartoso, un pochettino più nel merito, il fatto che non è vero che con questa revisione si superi il bicameralismo perfetto, perché il Senato può richiamare, se lo richiedono il 30% dei senatori, il Senato che non sarà più eletto direttamente dai cittadini, può richiamare, se lo richiedono il 30% dei senatori, le leggi che sono in discussione alla Camera, con dei conflitti di competenza tra Camera e Senato. Ma una cosa che io volevo sottolineare è questa: non è neanche vero che se si tocca la seconda parte della Costituzione, qui è una revisione consistente, sono 47 articoli della Costituzione repubblicana che vengono toccati, non si ha una ripercussione sulla prima parte, perché anzitutto viene toccato l'articolo 1 che dice la sovranità appartiene al popolo. Beh, a me pare che la sovranità non appartenga più al popolo se dovesse passare al referendum con la combinazione combinato con la legge elettorale. La sovranità apparterebbe al governo, a quella minoranza, quell'espressione di quel partito, no? Che col ballottaggio riuscirebbe a ottenere le leve del potere nel nostro paese. Ma c'è un'altra cosa che io vorrei dire: è stato citato prima l'articolo 3 della Costituzione. Nell'articolo 3 si dice che lo Stato deve rimuovere tutti gli ostacoli che si frappongono per rendere una vita degna di essere vissuta ai nostri cittadini. Ma dice anche un'altra cosa: deve rimuovere gli ostacoli che impediscono ai lavoratori di partecipare attivamente alla cosa pubblica. E qui c'è un riconoscimento del grande degli scioperi, del grande apporto determinato dagli scioperi, dei grandi scioperi del marzo 43 e del marzo del 1944, ma traspare anche una concezione di democrazia fondata sulla partecipazione che va a confliggere con il disegno governativo, che è il contrario di una democrazia partecipativa. Qui se passa, dovesse passare la revisione costituzionale collegata all'Italicum, avrebbe uno spostamento, un forte spostamento dei poteri sull'esecutivo a danno del legislativo e del giudiziario. Legislativo che ormai conta ormai poco, quasi niente, per il frequente ricorso ai voti di fiducia, alle deleghe e ai decreti legge. Ma questa è la situazione preoccupante, il panorama preoccupante che noi abbiamo di fronte. Appunto, ci troveremo di fronte ad un Senato che non viene più eletto direttamente dai cittadini, ad una Camera con l'Italicum che sarà la sola che potrà votare la fiducia al governo, per la quale i primi 100 parlamentari capilista non potranno essere votati dai cittadini, ma saranno designati per ciascun partito. È molto più alto, no? E quindi la situazione sarà di questo tipo. Adesso non la trovo, però comunque già 20 anni fa
non riesco a trovare il passaggio che però era interessante, il cardinale di Milano Carlo Maria Martini nel 1996 in un'intervista a Repubblica, quindi un'intervista di 20 anni, aveva la vista lunga, ma allora si avvertivano già i pericoli che la nostra Costituzione stava correndo. Beh, il cardinale Martini aveva detto che nei momenti di particolare crisi, in momenti storici particolarmente difficili, si tende nel nostro paese ad affidarci agli uomini della provvidenza. Aveva usato proprio questa frase. Invece occorre in questi momenti difficili una grande ponderazione ed evitare di trovare questi percorsi che sono così pericolosi per la democrazia. Credo che questo sia un avvertimento importante che viene da lontano sul quale noi dobbiamo riflettere, perché oggi ci troviamo proprio in una situazione di questo tipo. I pericoli per la democrazia sono reali, i pericoli di un rafforzamento dell'esecutivo sono consistenti e io credo che la nostra azione deve essere quella di informare la gente il più possibile sui pericoli che sta correndo, facendo capire alle persone comuni. Noi facciamo questi incontri che sono importanti per chiarire le idee fra di noi, ma credo che dobbiamo fare compiere un salto in avanti, un passo in avanti, quello di cercare di raggiungere le persone comuni che non sanno quasi niente di questa revisione costituzionale, ma fargli capire che quali sono i rischi per la democrazia. I rischi che derivano dal fatto che se si tocca la seconda parte della Costituzione anche i principi fondamentali possono essere messi in discussione, e tra questi c'è il diritto al lavoro, il diritto alla salute, la difesa dell'ambiente. Ecco, sono problemi quindi che toccano da vicino le persone, e questa è, credo, l'operazione che noi dovremo continuare in questa lunghissima campagna referendaria che già si sta protraendo ormai dal febbraio, da quando abbiamo iniziato la raccolta di firme per il no, e che continuerà forse fino alla fine di novembre. Ma dobbiamo trovare la forza e l'energia per continuare nella difesa della Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza. Grazie.